i pesciolini che vediamo nella maschera e anche gli scoiattoli. Durante il tempo del cantiere sono scomparsi, ma certamente non c'è colpa nessuno, ormai non vengono a trovarmi, ormai sono un rottame. La parola ormai deve essere cancellata. Chi entra qui esce dicendo un'altra parola, un altro avverbio che è il contrario. Ancora. Per le vittime della casa RSA che purtroppo sono morte tragicamente. Inauguriamo un nuovo spazio, nuovo e completamente rinnovato, che consentirà ai nostri anziani di vivere un giardino con la bellezza della natura e le funzioni terapeutiche di un ambiente con stimoli mirati, appositamente studiati, che poi illustrerà meglio il nostro responsabile sanitario, dottoressa Oliveri. Dov'è? Che è colpa sua! Colpa tua Marina, è tutto Monsignor bene. Rivetti, nella sua omelia di domenica scorsa, parlando del giardino terapeutico, ha detto ma il giardino è paradiso terrestre e sopra c'è quello celeste. Per cui il giardino è un'area verde per favorire il benessere psicofisico. Da sempre la Provvidenza rappresenta un'eccellenza, un punto di riferimento per il territorio, ma più in generale per tutta la regione. Insieme abbiamo collaborato anche con l'amministrazione comunale per avviare tanti progetti e vedere anche qua un'inaugurazione così importante, insomma, ci dà grinta per continuare ad andare avanti, curare meglio e essere ancora di più comunità. Grazie. Monsignore ha detto di non usare più la parola ormai, perché io volevo usarla per dire ormai non so più cosa dire ogni volta che vengo qua. Perché vengo sorpreso sempre piacevolmente, ogni volta vengo e dico cose magnifiche in questo posto. Ha già prenotato la casa. Ma poi mi devo trovarne altre, perché ogni opera che fate, voi avete una magia speciale, ogni opera che fate la fate benissimo, la fate in una maniera speciale. Quando c'è scetticismo, come ha detto il Presidente, perché a Busto, me lo dice il Sindaco, scetticismo c'è e ci sarà sempre, ma poi quando vengono fatte cose così e le persone le vedono, non solo lo scetticismo passa, ma in più è un esempio per tutti gli altri. Della Provvidenza, avete vissuto 3 anni di un incubo, non avete mollato un passo, gli ospiti ve ne sono grati, l'amministrazione comunale ve ne è grata. Quindi io ringrazio tutti quelli che hanno. Grazie soprattutto perché ogni volta che si viene si assiste a quello che si vorrebbe vedere sempre, cioè innovazione e continuo cambiamento verso qualcosa di effettivamente valido per la salute. Io credo che ogni volta si viene e si vede qualcosa realizzato, io credo che questo è un... Stupirò con 5 cose. Il giardino nasce per stimolare i 5 sensi, quindi loro tutti hanno parlato di oggi, ma io parlo a tutti i miei operatori del futuro. Come usare questo giardino? Il giardino è stimolatore a prescindere, nel senso che quando uno entra qui solo perché è bello è gradevole, ma in realtà le piante sono tutte edibili, cioè mangiabili, non c'è niente di velenoso, non c'è niente di spinoso, non c'è niente di pericoloso e hanno al tatto tutte una sensazione, hanno al tatto una sensazione diversa. Però non mangiatele, per favore. No, non sono da mangiare, non fanno parte della pericena di La Provvidenza. Abbiamo proposto un giardino terapeutico meraviglioso, paradiso terrestre, ha detto il consigliere. Ecco, cosa ha significato per lei, per la sua impresa, per voi affrontare questo impegno, quest'opera in una realtà così particolare, dopo anche tanta sofferenza, no, di queste strutture dopo il Covid? In realtà veniamo proprio da periodi molto strani, molto particolari, ergo Covid, e se devo dire la verità, dare soddisfazione a queste persone, a quelli che sono gli ospiti, di poter usufruire di spazi aperti, all'aperto, così importanti, così curati, così a loro misura, perché poi questa gente altrimenti sarebbe costretta a vivere all'interno in stanze o in corridoi, per noi è il massimo della soddisfazione.